un furgone blindato parte dal casinò di Campione d'Italia e tra i fischi della gente, scortato dai carabinieri, svuota il cavò della casa da gioco. Un passaggio simbolico, il cui video è stato pubblicato su Facebook dal gruppo Salviamo Campione. Il casinò è stato dichiarato fallito la scorsa settimana ed è stato chiuso. Nella casa da gioco lavorano o lavoravano 500 persone e il casinò è l'unica vera fonte di reddito di Campione d'Italia. L'exclave italiana e svizzera, senza gli incassi della casa da gioco, rischia di morire. Come mostrato dal video, i soldi ancora contenuti nella cassaforte sono stati prelevati da un furgone portavalori scortato dai carabinieri. I soldi che escono dal casinò sono un'immagine emblematica della crisi che sta attraversando Campione d'Italia. Nelle scorse ore era in programma un incontro tra il sindaco del paese, Roberto Salmoiraghi, e il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. Domani seguirà una conferenza stampa nella quale il sindaco illustrerà quale futuro viene prospettato per il casinò e per il comune.